Un Napoli pazzesco in una gara pazzesca al San Paolo annichilisce l'Atalanta, veramente Atalanta bruttissima, oggi la più brutta in assoluto. Napoli favoloso, meraviglioso, veramente una grandissima squadra che quest'anno può seriamente ambire ad arrivare in cima alla classifica, perché comunque sulle tre partite che hanno ufficialmente giocato le hanno vinte tutte e tre e hanno subito solo un gol. Poi oggi, poi comunque quando la partita era già chiusa e ne hanno fatti 12. 12 gol in 3 partite, veramente pazzeschi. Quest'anno pazzeschi. Osimhen è illegale, veramente un giocatore fortissimo. Ma questo potrebbe essere l'anno della vera e propria rivincita pure di Lozano. Oggi segna pure Politano, un bellissimo gol. Oggi il Napoli davanti lì si sbizzarrisce, segnano veramente tutti. Segna prima Lozano con un gol comunque da due passi, però si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Poi segna ancora Lozano, questa volta con un gol molto più bello, fa una bella progressione dalla sinistra, si accentra e poi calcia a giro sul secondo palo. Poi c'è la rete meravigliosa di Politano che calcia molto molto forte, potente sul primo palo sotto al 7, quindi bel gol anche questo. E poi segna anche Osimhen, rinvio lunghissimo di Ospina, Osimhen la controlla, va avanti, calcia a tiro, non bellissimo, bisogna dirlo. Sportiello ha più di qualche responsabilità. Però alla fine il Napoli fatto sta che si trova a fine primo tempo avanti 4-0, non 1-2-0, 4-0. Quindi oggi l'Atalanta veramente orrenda, mai così brutta per me. Partite brutte dell'Atalanta ne ho viste, il capo a Zagabria, comunque e anche le prime partite di Gasperini non furono bellissime, però mai così male. Non hanno fatto una verticalizzazione che sia una, niente, mai una giocata in verticale oggi. Quindi veramente secondo me questa è la peggior partita di Gasperini quando il tecnico ex Genoa allena l'Atalanta, oggi veramente inguardabili. Poi nel secondo tempo ci sono 5 minuti in cui l'Atalanta dà l'idea di poter fare il gol della bandiera, poi dopo questi 5 minuti anche questa speranza un po' svanisce. Alla fine l'Atalanta lo trova lo stesso il gol della bandiera, gol di Lammers, che sicuramente quest'anno potrà dire la sua. L'Atalanta va sempre a pescare in Olanda questi grandi giocatori, Olanda o Belgio, comunque anche Gosens, Castagne, tutti questi giocatori. Atalanta è fenomenale nel prenderli, però oggi forse l'unica vera piccolissima microscopica nota positiva della Dea è proprio Lammers, per il resto niente. Anche con il cambio tattico ovviamente fatto al 45esimo non poteva cambiare nulla, perché quando sei sotto 4-0 a fine primo tempo, anche se fa entrare Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, non può cambiare niente ovviamente. Quindi ormai la partita era irrimediabilmente compromessa a fine primo tempo e non ha fatto altro che mantenersi compromessa fino al 90esimo. Il Napoli diciamo che macchia un po' la porta inviolata con il gol subito, però ragazzi alla fine hanno fatto una partita strepitosa da 10 e lode. E comunque l'Atalanta è assurdo, veramente oggi si è trovata in super difficoltà contro un grandissimo Napoli. Napoli fortissimo, Napoli veramente forte in fase offensiva, micidiale, pazzesco. Gattuso l'ha detto, in questo momento stiamo adottando un modulo ultra offensivo. Oggi un po' meno perché al posto di Zielinski c'era Bakayoko, però è vero, il Napoli usa un modulo molto offensivo e si diceva che con le big questo modulo non poteva mai andare, e invece, ragazzi, a quanto pare va pure con le big e va molto bene pure con le big, perché se battono 4-1 l'Atalanta, che comunque stava rifilando goleada a destra manca, vuol dire che allora va bene pure così. Gattuso veramente un tecnico che ha saputo riorganizzare alla perfezione il Napoli dopo il casino che c'era stato con Ancelotti, l'ammutinamento. Gattuso un compatta spogliatoi e un allenatore strepitoso, veramente un Napoli pazzesco. Non ho parole per descrivere questo Napoli. Oggi forse la miglior partita del Napoli di Gattuso, senza il forse, migliore a mani basse e peggiore di Gasperini. Però c'è da dire, è vero, ci sono dei meriti di Atalanta, ma ci sono anche tantissimi, tantissimissimi meriti del Napoli che oggi ha strameritato di vincere. Che più strameritata questa vittoria non si può, più di così non si può veramente fare. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Noi ci vediamo tra un paio d'ore con i post partita di Lazio Samp e anche del derby di Milano. Ciao!